I morti sul lavoro tornano ad aumentare, sono quasi 3 al giorno, dicono i dati INAIL che riguardano i primi 7 mesi di quest'anno. Crescono anche gli incidenti con feriti. Franco Bettoni è il presidente dell'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. C'è una inversione di tendenza che già dal 2015-2016, alternativamente prima sugli infortuni, poi sugli infortuni mortali, la ripresa purtroppo sul lavoro delle morti, ma anche degli incidenti, delle malattie professionali, dopo quasi 10 anni di diminuzione. Questo ci deve far riflettere. Nel settore dell'industria e servizi c'è stata una vera ecatombe, un incremento del 10%. Questa è la riflessione importante. L'agricoltura so che è diminuita e qui c'è stato un incremento, sicuramente l'aumento della produzione. Meno attenzione sul posto di lavoro? Soprattutto quella cultura nuova della prevenzione che diciamo sempre che dobbiamo parlarne di più, perché purtroppo si parte la mattina sani e si può tornare la sera in modo diverso. Possiamo pensare che c'è stato un aumento delle ore lavorate. Negli anni passati la diminuzione era anche collegata a meno ore, a meno produzione, più ore lavorate può portare anche ciò, ma la riflessione da fare è che ciò non dovrebbe succedere, perché sul lavoro l'attenzione ci deve essere. Dobbiamo intervenire e far capire i due soggetti fondamentali, il datore di lavoro e il lavoratore, delle attenzioni da presidere, ovviamente anche inasprendo i controlli, controllando i settori. Insisto molto sulla cultura, perché è sulla cultura che poi si ottengono i grandi risultati a medio e lungo termine. Elena Paba, GR3.